prende il blocco da parte di Mitchell Watt, si arresta, vorrebbe Watt, alla fine è costretto a prendere il tiro, lo manda anche a bersaglio. Assista, poi un paio di canestri, uno contro uno, parte di Harrison, c'è anche il fischio arbitrale, potenziale gioco da tre. Ramos gioca due con Watt, Willis alle sue spalle, scava la posizione sotto il ferro, la palla recuperata, c'è la deviazione col piede per Harrison, la stoppata in rimonta di uno strepitoso Thompson. Quasi schiaccia, quasi. Sì. Ancora sul blocco, ancora da tre, ancora bersaglio. Thompson ritrova il pallone, campo grande, prova a limitarlo, poi lo lascia passare e gli regala anche il libero supplementare. Palla difficile che Watt non riesce a controllare, contropiede per Brindisi e va sopra il ferro in controtempo. L'altra metà campo tiene botta. Stavolta Tonut non lascia a Thompson il tempo per rimontarlo. Contro De Nicolao, chiude il palleggio. L'arresto e tiro di Tabella. Trova il bersaglio Bell. Watt sulla linea di fondo, poi inchioda. Splendido! Eccolo Harrison che attacca Tonut al limite del pallo d'attacco, poi con una furbata si appoggia al tabellone per correggere al volo, che non controlla dietro la schiena a Tonut per evitare Harrison, poi ancora una soluzione troppo complicata da rimbalzo offensivo, il piccolo grande Andrea De Nicolao. Aspetta a tornare da Harrison che evita Tonut, tira da lontanissimo, eccolo qui Mr. D. Thompson posta De Nicolao, poi vuole Perkins che sale a due mani sopra il ferro. Aspetta De Nicolao, si addormenta la difesa. Harrison che non aiuta Thompson. L'assist di Watt per Stone, non sono riusciti a prendere un buon tiro. Lo cede Clark, lo segna Stone. Che ora prova a rimontare. Thompson cerca di arrivare al ferro, aveva anche buona posizione Austin Davis. Il possesso è di Venezia, Clark dalla lunetta, spara e segna, secondo canestro in fila per lui, nuovo massimo vantaggio Reyer, ma sulla sirena del quarto arriva un prodigio incredibile. Cruvalli consegna la palla a Harrison, Gaspardo corre velocissimo il campo, Udom ha premiato, fa a due mani sopra il ferro, facendo un gran lavoro su di lui. Tonut ribalta, Clark prende la mira, bomba! E nuovo massimo vantaggio. Tra l'altro lei avesse avuto qualche problema muscolare. Un contropiede, potenziale gioco da tre, Cruvalli. Brindisi sotto di 13. Strepitoso,